riparte la stagione del teatro, un segnale importante per la città. Ma molto importante, dove si è lavorato con tanto entusiasmo, a cominciare da Marisa Laurito, è un segnale molto bello, molto forte, che viene fatto qua nel cuore di Napoli. E in più si associa a un lavoro che stiamo facendo insieme con il teatro, con l'associazione Altra Napoli, con i comitati di quartiere, il comune e la municipalità, per arrivare presto a un affidamento di cogestione di Piazza Calenda, l'utilizzo del parcheggio ex uffici giudiziari, per capirci, in modo per consentire alle persone che vengono a teatro di avere il posto dove lasciare la macchina, e complessivamente anche un lavoro quindi di decoro, un segnale importante. Napoli riparte dalla cultura e noi, soprattutto come città metropolitana, siamo stati sempre presenti, abbiamo dato in pieno il nostro sostegno e continueremo a darlo per una stagione tra l'altra ricca di eventi e anche itinerante verso l'esterno, dove il teatro esce dal suo luogo tradizionale. Il coronavirus non è stato sconfitto, la stagione comunque riparte con qualche difficoltà, però insomma c'è la speranza che vada tutto bene. Ma non è facile fare teatro ai tempi di una pandemia, però questo è il momento del coraggio, che si unisce alla responsabilità, ma bisogna lasciare da parte la paura, bisogna riprendere per quanto è possibile la vita, che è fatta di relazioni sociali e quindi soprattutto culturali.